Salve a tutti gli amici di Tech Different, ben ritrovati. Siamo qui con la nostra recensione della videocamera, come potete vedere, Panasonic Wireless modello HC-VX 980 che registra anche in 4K e si può connettere ai nostri smartphone o tablet. Benissimo, andiamo a vedere più da vicino questa videocamera. Qui possiamo vedere le sue specifiche più interessanti, ovvero lo zoom 25x. Vediamo che ha anche un microfono che protegge dal rumore del vento, windshield si chiama. Poi abbiamo la levetta per lo zoom e il tasto per schiacciare, scusate, per acquisire le fotografie anche durante una registrazione. Qui la vediamo nel suo profilo, davvero è molto compatta anche. Vediamo che ha una rotellina zigrinata in questo punto e si può anche premere. Questo ci permette di navigare nel menu e selezionare qualsiasi opzione senza andare a tappare sul display LCD. Display LCD che ovviamente no, è classico. Questo display si può roteare fino a 180 gradi, quindi comodo per qualsiasi tipologia di inquadratura. Magari se vogliamo inquadrarci anche noi durante la scena, lo roteiamo di 180 gradi e ci possiamo inquadrare vedendo appunto cosa stiamo inquadrando e quant'altro. Proseguiamo ora con gli altri dettagli di questa videocamera. Bene, andiamo subito a vedere il display LCD, cosa ci mostra di questa videocamera. Ci mostra anzitutto, vediamo che sto riprendendo il mio iPad. Abbiamo la funzione IA Plus che in pratica ci permette, come possiamo vedere, è autointelligente Plus, mette tutto a posto lei in maniera automatica e in più ci dà delle riprese davvero eccellenti. Abbiamo anche l'opzione auto intelligente normale, se vogliamo settare noi qualche impostazione. E poi, ovviamente, come potete vedere, abbiamo i vari settaggi per le scene. Andiamo a vedere questo, l'auto intelligente, come vi ho detto in precedenza. Questo qui non è attivabile per adesso in quanto siamo in formato 4K, quindi non lo supporta. Comunque ci permette di acquisire delle immagini e andare a modificarle. La modalità HDR, la modalità scene che ci permette appunto di selezionare varie scene, come possiamo vedere: sport, ritratto, soft skin, neve addirittura, fuochi artificiali, paesaggio notturno e quant'altro. Queste sono le opzioni che abbiamo. Tornando indietro, andiamo a vedere le opzioni manuali che ci permettono di visualizzare tutte le opzioni e andare a selezionarle. Andiamo a vedere che c'è anche la funzionalità slow motion. Come possiamo vedere, ci permette appunto di registrare questa tipologia di video molto semplicemente attivando questa modalità. Andiamo subito a tornare indietro nelle nostre impostazioni. Foto 4K in pratica ci permette di registrare a 25 pixel a 2160 e acquisire fotografie in formato eccellente, ovvero 4K come visto in precedenza. Ma ora andiamo a vedere la modalità automatica, cosa ci propone. Qui abbiamo la scala dei colori, dai più caldi ai più freddi, e qui invece le impostazioni che ci permettono di rendere l'immagine, la luminosità dell'immagine più chiara o più scura in base alle nostre esigenze, ovviamente. Poi abbiamo il menu che andremo a vedere tra poco. Qui abbiamo la possibilità di zoomare anche tramite l'LCD oppure iniziare una registrazione tramite il display. Andiamo un attimino a vedere appunto anche la levetta che ci permette appunto di sostituirsi a questi tasti touch sull'LCD che magari non permettono una stabilizzazione ottima in quanto dobbiamo fare un pochettino di forza sull'LCD. Qui abbiamo altre funzionalità che ci permettono di
il riconoscimento del movimento e ci permette di stabilizzare maggiormente l'immagine, la funzionalità pre-rec che ci permette di vedere in anteprima come esce la registrazione per qualche secondo ovviamente. Abbiamo la funzionalità notturna che non si attiva in modalità auto intelligente ma in manuale, quindi dovremo attivare la modalità manuale per vedere come registra in notturna e come attivarla appunto la registrazione notturna. Qui abbiamo la livella, scatto livella, che ci permette di selezionare varie tipologie, fino a due tipologie. Andiamo a vedere ora però un attimino il menu principale che ci permette di vedere le impostazioni di registrazione. Abbiamo le varie impostazioni, come possiamo vedere, eccole qua, lo zoom, il formato, possiamo selezionare 4K, anche a 24 pixel però ovviamente. Qui le modalità, ovvero Full HD 1080 a 28 megapixel oppure Full HD 1080 a 50 megapixel. Comunque abbiamo fatto i video di test registrazione che vi linko nell'articolo ovviamente, oppure li trovate nella scheda della video recensione. Poi abbiamo anche tutte altre impostazioni, riconoscimento volti, video rec che vi abbiamo mostrato in precedenza, l'attivazione e disattivazione del OIS ibrido. Qui abbiamo anche la dissolvenza, linee guida, l'indicatore della livella che ci permette di centrare bene e restare dritti con l'immagine, i livelli del microfono, eccetera. Andiamo ora alle impostazioni della fotocamera, che è solo il formato dell'immagine, ovvero scattare fotografie a 14 megapixel oppure formato a 2,1 megapixel. Infine le impostazioni generali che ci permettono di vedere il display quando si va in stop, durante l'utilizzo, data e ora, configurazione data. Abbiamo anche la possibilità di attivare la modalità battery economy per risparmiare ovviamente la durata della batteria, l'accensione rapida che ci permette di accendere e spegnere la videocamera quando chiudiamo o apriamo il display. Abbiamo anche la connessione via Ra-Link qualora avessimo un televisore Panasonic per connetterlo velocemente, l'aspetto 16:9 4/3, e poi la connessione Wi-Fi che andremo a vedere un attimino più avanti nel video. Qui abbiamo anche lo stato della memoria, l'aggiornamento della versione del software installato, che se la connettiamo al nostro Wi-Fi di casa possiamo appunto aggiornare tranquillamente il nostro software. Andiamo a vedere lo stato della memoria. Vedete che abbiamo utilizzato 6,2 GB e in registrazione 1080 megapixel a 1080 pixel con 28 megapixel abbiamo ancora 6 ore qualcosa di registrazione. Andando avanti, la lingua, display, queste sono tutte le impostazioni che andremo logicamente a modificare a nostro piacere quando ci servirà. Tramite il tasto informazioni invece ci verrà mostrata l'informazione su ogni selezione che faremo. Vedete auto intelligente, pigiamo i e ci dice che la videocamera eccetera, e questo ci permette dunque di vedere cosa fa questa funzionalità, in questo caso auto intelligente. Torniamo indietro, torniamo al menu principale. Queste sono le varie opzioni. Andiamo in manuale, che ci permette di impostare tutte le altre tipologie di impostazioni. Abbiamo visto la modalità pre-rec e adesso andiamo a vedere il menu, che è sempre lo stesso, come vediamo non cambia nulla. Eccolo qua. Torniamo indietro ancora e adesso andiamo a vedere la modalità notturna. Questa è una notturna con colore, in pratica si attiva il flash LED che permette una maggiore visibilità, oppure tappando ancora una volta
ci dà la visione infrarossi. Quindi un tap per la modalità notturna a colore normale, classica, e due tap per passare alla modalità infrarossi. Questo è per registrare in notturna davvero interessante. Comunque all'interno delle schede del nostro video trovate anche la nostra procediamo tempo. Dunque con le altre funzionalità, qui andiamo ad attivare il tastino per vedere cosa abbiamo registrato sulla nostra SD o micro SD tramite adattatore logicamente. Qui abbiamo tutte le schermate di ciò che abbiamo registrato oppure fotografato. Abbiamo anche il bilanciere per spostarci in verticale. Una volta tappato magari sulla registrazione, essa parte e vediamo ciò che abbiamo registrato. Tappando sul cestino possiamo selezionarle tutte, eliminarle tutte in un colpo solo, una singola, oppure selezionando multi ci permette di selezionare ciò che vogliamo eliminare tranquillamente, vogliamo eliminare 3 o 4 e via. Qui possiamo scegliere il formato di registrazione, come possiamo vedere, 4 formati diversi. Qui la lista di ciò che vogliamo vedere, tutte in questo caso, oppure l'ultima registrata. Basta inserire la data. Tornando a noi, andiamo a vedere anche il supporto video foto. Ci permette di selezionare vari formati. Andiamo avanti. Questo con l'album ci permette di inserire un compleanno e la data di compleanno, ci permette appunto di inserire magari un album personalizzato per raccogliere tutte le foto, magari i ricordi dell'estate o dei compleanni eccetera. Qui invece ci permette di modificare i video, vedete che ci permette di proteggere addirittura una scena tramite una password. Andando avanti, anche la velocità. Poi possiamo addirittura cancellare delle scene, dividere, eliminare, convertirle direttamente in MP4, perché sapete benissimo che non sono tutte salvate in formato MP4. I nostri video vengono salvati in M4V, ve lo dico subito perché lo sto vedendo proprio ora. Nelle impostazioni abbiamo le varie impostazioni che abbiamo visto anche in apertura, sono molti meno, però bene o male le riprendono alcune anche di quelle che abbiamo visto in apertura. Usciamo, ritappiamo il tastino che adesso andremo a vedere in modo rapido per accedere rapidamente questo menu, e vedete che nel menu principale abbiamo la connessione wifi addirittura attivata. Tornando a noi, vediamo i tasti. Partendo dal basso, da sinistra verso destra, abbiamo l'ingresso mini USB, l'ingresso mini HDMI, AV, l'ingresso per un microfono esterno, la levetta per l'espulsione rapida della batteria. Abbiamo poi una cassa audio appena sopra l'ingresso del microfono che ci permette di ascoltare l'audio registrato, appunto il tasto di reset alla sua sinistra. Poi sopra ancora abbiamo lo sblocco per lo show adapter che ci permette di muovere velocemente appunto lo show adaptor. Poi partendo sempre da basso verso l'alto con i pulsanti all'estrema destra troviamo il tasto accensione e spegnimento, la connessione wifi, l'attivazione e disattivazione della modalità HDR e poi il passaggio, come abbiamo visto prima, alla visualizzazione delle fotografie o filmati per poterli appunto modificare o cancellare. Bene, qui invece vediamo l'ingresso show adaptor per inserire l'accessorio che trovate nella confezione e per appunto inserirci sopra adesso un ulteriore flash, e poi troviamo la batteria removibile e infine il pulsante per la registrazione, una messa in pausa. Bene, passiamo subito alla parte anteriore della videocamera. Eccola qua, l'ottica è una Leica Dicomar. Vedete anche il diametro del diaframma, 49 mm, f4.08, 81,6 mm, 1.18. Queste sono le specifiche tecniche. Abbiamo anche il LED che ci permette le riprese in notturna, come abbiamo visto prima,
in scarsa luminosità, e in basso a destra trovate la rotellina zigzagata di cui abbiamo parlato prima, e in basso a sinistra abbiamo il sensore per gli infrarossi e quant'altro. Ora andiamo a vedere appunto l'ottica che viene protetta da questa griglia che si apre e si chiude automaticamente. Ora passiamo alla parte inferiore della videocamera. Come possiamo vedere abbiamo l'attacco per un treppiede, abbiamo poi un altro attacco filettato e in più abbiamo logicamente l'ingresso per la SD o micro SD e poi la nostra batteria. Su questo lato invece abbiamo l'ingresso per la ricarica della batteria tramite questo sportellino pratico, poi la fascia che ci permette una salda presa della videocamera, presa con fascia in pelle davvero molto raffinata. Perfetto, ora passiamo al collegamento wifi ad uno smartphone o tablet, in questo caso tablet, il mio iPad Air. Ho scaricato l'applicazione dedicata. Dobbiamo cercare nelle nostre reti wifi appunto l'SSID che vediamo sulla videocamera. Tappiamo su di esso. Una volta che ci siamo connessi possiamo subito andare a vedere la nostra applicazione. Scusate, vedete che va in connessione. Ok, adesso sta riprendendo. Ora passiamo sulla nostra videocamera per vedere appunto come si comporta. Perfetto, passiamo sulla videocamera. Vedete che ha un riquadrino in basso a sinistra che in pratica è connesso alla fotocamera del mio iPad Air 2 o del nostro dispositivo mobile, oppure videocamera esterna, webcam del nostro notebook. Vedete qui la mia mano, la sto passando sotto. In pratica ci permette tranquillamente di registrare due scene contemporaneamente. Possiamo anche registrare noi stessi magari, oppure registrare ad ampio raggio un'altra scena che sta accadendo nello stesso tempo. Funzionalità molto interessante, molto utile questa, che avviene, come vi ho detto in precedenza, tramite un'applicazione dedicata che dovremo scaricare sul nostro smartphone, tablet, oppure anche PC o Mac o notebook anche, che permette appunto di sfruttare delle ulteriori fotocamere o videocamere esterne per fare una ripresa a più punti. Qualità davvero eccellente per questa videocamera Panasonic. Vi ricordo ancora il modello HCVX980 che trovate in vendita su Amazon al prezzo di circa 742 euro. Vi ricordo che si connette wifi, ha una registrazione massima in 4K, quindi davvero il massimo. Qui facciamo ancora una panoramica degli ingressi, eccola qua. Grazie per la cortese attenzione, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao!